Giulia, le partite qua al Palaverde anche dall'anno scorso sono sempre eterne, un altro tie break vincente però. Sì, infatti avevamo preparato la squadra dicendo che l'anno scorso abbiamo fatto solo tie break con Conegliano, eravamo cariche anche perché insomma contro Legnano non abbiamo fatto una grande partita, però sono contentissima perché abbiamo giocato di squadra insieme, non abbiamo mollato, nonostante quel quarto set veramente vergognoso siamo rientrate in campo stracariche per portarci a casa il quinto set, soprattutto contro una squadra del genere e in casa loro, quindi con tutto questo tifo per loro. Ecco, Conegliano ha cambiato tantissimo nel terzo set, hanno una panchina lunghissima, però il tie break cambia tutto, insomma è un set a parte, non si sente la fatica, non si sente più nulla, si va. Sì, sì, sicuramente loro hanno una panchina lunga, hanno queste due formazioni con cui possono giocare in base a straniere italiane, le avevamo preparate tutte e due molto bene e quindi eravamo pronte un po' a tutto. Ci abbiamo messo un po' di più magari a trovare continuità con la seconda formazione, ma i 15 punti finali è come il golden set che io tanto amo, quindi sono quei 15 punti a 6 in cui può succedere di tutto e per fortuna è andata bene a noi. È stato l'allungo prima proprio del cambio campo, quella azione combattutissima, un po' il simbolo, è stata una partita con tante azioni spettacolari, quindi insomma merito a voi, merito a Conegliano, è stata una partita in generale di alto livello. Sì, credo anch'io che sia stata molto bella anche a vedere, ci sono state, a parte quel quarto set, gran belle azioni lunghe tra difese e begli attacchi, insomma credo che il livello rispetto a mercoledì, anche il nostro, fosse molto molto più alto. Adesso si torna al Palapanini, la prima di domenica dopo tanto tempo, insomma con anche un entusiasmo a mille immagino. Sì certo, è la prima di quest'anno al Palapanini e siamo carichissimi, adesso ci riposiamo domani e poi cominciamo a pensare a San Casciano. Non era una partita come le altre, hai vissuto diverse stagioni con questa maglia di Conegliano, bello portare a casa un importante risultato partendo 2-0, poi rimontate, poi con un tie break così. Sì, soprattutto per noi, perché ormai la partita dell'ex l'ho fatta anni fa e è sempre un'emozione tornare qua, però il risultato, sono felice perché ce lo meritavamo, sono felicissima che Made finalmente sia riuscita a mostrare la grande giocatrice che è, perché stasera è stata veramente straordinaria e ci ha portato a questa vittoria insieme a tutte le altre. Ecco, una bella dimostrazione che insomma il lavoro paga, state arrivando e quando la squadra gioca così può giocarsi alla pari anche al Palaverde. Assolutamente, ci vuole un po' di pazienza, io penso che un campionato come quello di quest'anno è da tanti anni che non si veda, sono tutte squadre di alto livello, si può perdere e vincere con tutti, noi stiamo lavorando come le matte tutti i giorni andando sopra sfighe, infortuni e quant'altro e si vede, si inizia a vedere, questa sera è veramente un risultato importantissimo perché qui vale ancora doppio. Sono 3 vittorie in fila, 10 set in pochi giorni, adesso c'è tempo per riprendersi una settimana tipo, cosa vi portate dietro, cosa vi riporterete dietro all'inizio della prossima settimana in palestra? Che dobbiamo continuare così, che siamo sulla strada giusta, adesso ci riposiamo un po' perché queste 4 partite fisicamente sono state molto impegnative e poi si rinizia a lavorare a testa bassa come abbiamo fatto finora. Ecco, c'è Firenze al Palapanini, la prima di domenica dell'anno al 3 dicembre. C'è, non ho capito. La prima di domenica al Palapanini al 3 dicembre con Firenze. È vero, sì. Vi aspettiamo, venite a fare il tifo numerosissimo. Perfetti o quasi, possiamo dire. Poi Conegliano rientra cambiando mezza formazione con la panchina lunghissima che ha e nel tie break la lucidità della squadra di riuscire a riprendere il ritmo e portare a casa un risultato importantissimo. Ma questo risultato è estremamente importante soprattutto perché siamo stati bravi ad approfittare delle loro problematiche fisiche nei primi 2 set. Poi quando entra in campo Brisio con Hill e la stessa Nicoletti che sta facendo veramente bene, diventa difficile. E 2 set giocati alla pari, 2 set la fisicità di Conegliano è stata superiore alla nostra. Cioè, quando una squadra finisce col 69% in attacco si può dire tutto, ma bisogna far merito, bisogna fare un applauso agli avversari e cercare di capire come cambiare l'inerzia. Ho cercato di dare un attimino un turno di recupero a Montano perché in quel momento la vedevo con una performance fisica in calo, cercando di avere un qualcosa di più sulla fisicità in 15 punti. E sono contento perché venire qua e portarla stranamente al tie break e portarla a casa ci dà tanta fiducia, non dobbiamo dimenticarci le cose negative che abbiamo messo in campo, che abbiamo messo in mostra, però ripeto non so quante squadre vinceranno qua.
è il coronamento un po' del percorso di crescita di questi mesi, arriva un risultato tosto contro un'altra delle big del campionato. Questo è un risultato importante, ma è importante perché la squadra non si è persa dopo aver perso un 7-9, se non vado errato, avrebbe ammazzato anche un bisonte. E noi stiamo lavorando per crescere, vero che in questi 10 giorni abbiamo fatto tutto tranne che lavorare, perché le problematiche fisiche ce l'hanno Conegliano, ce l'ha Scandicci, ce l'abbiamo anche noi. E siamo stati bravi a rimanere vivi nel momento di difficoltà e ripeto, io penso che questa vittoria se la merita tutta la squadra, tutta la società, perché comunque ha fatto investimenti importanti, sicuramente risultati, chiaro che tutti vorrebbero vincere sempre 3-0, in questo campionato la vedo dura un po' per tutti vincere sempre 3-0. Quindi adesso ripartiamo consapevoli che se si fanno bene le cose si può stare in alto, se c'è il calo, se c'è il crollo come c'è stato al terzo quarto set si può perdere contro Legnano, si può perdere contro Pesaro, si può perdere contro Filottrano e si può perdere contro Novara, Scandice e via dicendo. Quindi prendiamoci questo e pensiamo alla prossima. Dopo 2 settimane intense c'è un'altra settimana, si ritorna al lavoro tipo, al percorso tipo per avvicinarsi alla prima gara domenicale al Pallapanini. Finalmente. Battuta a parte, è bello vedere un palazzetto di domenica come questo di Conegliano che è pieno e spero che il nostro pubblico dopo comunque 3 vittorie consecutive ci risponda presente, perché ne abbiamo bisogno, abbiamo un sostegno, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri cittadini. Detto questo, ripeto, da quando rientreremo in palestra guai a Dio se qualcuno abbassa la guardia, perché la strada intrapresa è positiva e però deve diventare un continuo crescendo, perché altrimenti abbiamo buttato via comunque un lavoro importante. Ripeto, prendiamoci, godiamoci questa vittoria per un giorno e poi si ritornerà in palestra.